Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Fa un po' strano, devo dirvi la verità, perché solitamente ci mettiamo qua e ci facciamo una bella chiacchierata su quello che è il mondo del calcio, su quella che è la Juventus, su quello che accade, no? Quando il pallone rotola. Oggi non sarà così, non è assolutamente il primo video che faccio di questa tipologia, però non sono mai abituato abbastanza, perché un conto è parlare di cose che mi appassionano, un conto invece è aprire un attimo la porta della mia vita e parlarvi di me. Ieri l'Italia si è qualificata agli europei, 0-0 contro l'Ucraina. Avevo detto che avrei riguardato la partita, anche se in questo momento pensare di riguardarmi uno 0-0 mi fa un po' venire l'ansia, perché quando guardi una partita di pallone l'augurio è sempre quello di vedere dello spettacolo, dei gol, delle giocate. E ho letto che Federico Chiesa ha dato spettacolo e giocate, quindi sicuramente andrò a recuperarmi degli spezzoni per questo, o probabilmente la partita fino a che c'è stato Chiesa, non so neanche se abbia giocato 90 minuti. Io ieri sera ero a giocare con la mia squadra di calcio amatoriale, quindi la partita dell'Italia non l'ho vista. Però oggi ci tenevo a fare un discorso un po' più ampio su quella che appunto è stata la mia esperienza degli ultimi mesi, di quello che sto vivendo in questi giorni. E qualcuno lo sa già, chi perché era in live su Twitch, chi perché era in live qui su YouTube. E tra l'altro preparatevi, perché oggi e domani e giovedì ci saranno dei contenuti specifici proprio in diretta, che poi verranno magari ricaricati, vi spiegherò anche all'interno di questo video con alcuni ospiti, e sarà tutto meraviglioso. Ma avevo già spiegato che lo sfondo alle mie spalle era diventato un po' più vuoto nelle ultime settimane per un motivo, e cioè che si stava preparando l'addio a questo posto, a questo studio che ci ha accompagnato da 2 anni e mezzo, quindi non poco. Io prima abitavo a casa con i miei genitori, poi ho deciso di trasferirmi in affitto in questo posto dove vivo e dove mi sono ritagliato uno spazio per lavorare, anche se quando sono arrivato qua non avevo ancora considerato YouTube, Twitch, i social come un vero e proprio lavoro. Non perché non andassi a dedicarci del tempo, quanto più perché io avevo anche un altro lavoro. Ricorderete infatti lo speciale 200.000 iscritti, ora siamo quasi a 240.000, quindi bellissimo traguardo che abbiamo raggiunto qua, tra l'altro è stato qua che abbiamo registrato quello speciale 200.000 iscritti, in cui vi ho annunciato che mi sarei licenziato da un contratto a tempo indeterminato in target completo rispetto a quello che ho studiato, nel quale mi sono laureato, per provare a fare quello che più amavo, e cioè parlare di calcio. Perché se nel 2014 ho aperto per la prima volta il canale YouTube era per quello, perché mi sarebbe piaciuto vivere parlando di calcio, utilizzarlo come mestiere. Sembrava una follia. E poi per fortuna questa cosa, da un paio d'anni a questa parte, è stata resa possibile, ed è stata resa possibile grazie a voi. E quindi credo che in questi momenti di vita, tra virgolette, mia, di esperienze, di passettini che si fanno per diventare sempre più uomini, sia giusto e doveroso condividerlo con una community forte che mi ha permesso di fare tutto questo. Vi dico proprio la verità, la sincerità. Quando mi sono licenziato nel novembre del 2021, la mia più grande paura era proprio questa. Non tanto ma ce la farò, non ce la farò, il fine del mese, non la fine del mese, sarà una cosa un po' più particolare, prima dipendente, poi indipendente, libero professionista. No, non era tanto quello, perché volevo farlo. E quindi per voler fare una determinata cosa devi mettere tutto su una bilancia e andare a pesare, no? Le ferie, le malattie, tutte quelle cose, quei privilegi, le tasse che vengono pagate, sono tutte cose che devi prendere in considerazione quando fai questi discorsi. La cosa che mi faceva veramente paura era: se un giorno volessi comprare una casa, come farò? Con una partita IVA. Perché, come se ben sapete, o se non lo sapete, provo a spiegarvelo in poche parole. Un contratto dipendente è molto più impattante rispetto a un contratto da libero professionista. Perché? Perché il dipendente è più stabile, il libero professionista invece magari va bene un mese, 2 mesi, 3 mesi e poi chissà, e quindi è un andamento incerto. E per fortuna all'età di 31 anni sono riuscito invece ad acquistare una casa, che in questo momento ovviamente per forza di cose
sarà quella definitiva, quindi dovrebbe essere l'ultimo trasloco per il momento, poi magari chissà, ci sarà uno studio fuori dalla casa un giorno, o non ne ho idea. Vediamo dove ci porta questo percorso chiamato vita. E quindi questa è una grande soddisfazione, e secondo me la soddisfazione ancora più grande, e vi dico, credo che sia stato l'orgoglio più grande della mia vita. E quindi questa cosa la voglio proprio dire, non riferita a una determinata, a un determinato ambito, roba del genere, no, proprio l'orgoglio più grande della mia vita, in generale, una cosa che mi rende orgoglioso di me stesso, è stato quello di essere riuscito ad acquistare una casa tramite un lavoro che mi sono creato, che è nato da una passione. Questo è stato, vi giuro, il punto più alto, più bello, in cui mi sono sentito più realizzato in assoluto. Lo dico senza giri di parole, è stata una bella sensazione. Però non vi nascondo che da qualche mese a questa parte, da quando abbiamo iniziato a progettare tutto questo discorso, sia subentrato parecchio stress. Perché non so chi di voi abbia mai comprato una casa o fatto un trasloco, sapete bene l'iter che ci vuole, necessario per arrivare poi a quel punto lì. Questa è l'ultima settimana all'interno di questo studio. Poi si chiuderà questo cerchio e se ne aprirà uno nuovo. Abbiamo completato questo percorso con Juventus Cagliari, apriamo questo percorso nel nuovo studio con Juventus Inter, sperando di riuscire a incastrare un po' tutti i dettagli, tipo connessione a internet e bla bla bla. Ma questa è l'ultima settimana qui. Questa è l'ultima settimana qui, senza ombra di dubbio, poi vedremo come riuscire nell'intento di fare altro. E sarà tosta, sarà dura e sarà tosta, perché qui ho tanti bei ricordi, devo dirvi la verità, sono molto contento. Qui, a proposito di europei, abitavo già quando abbiamo vinto l'europeo. Qui non ho mai vinto nessun titolo con la Juventus, però, perché la prima partita che abbiamo fatto in live in questa stanza è stata Udinese-Juventus 2-2, la prima di Max Allegri. Da quel momento in poi non abbiamo mai più vinto, quindi la qualificazione al quarto posto con l'autogol di Faraoni nella casa vecchia, nei miei genitori, le ultime due coppe di Pirlo nella casa vecchia con i miei genitori, gli ultimi scudetti nella casa vecchia con i miei genitori. Qui soltanto l'Italia, ma qui è stato anche il posto in cui non ci siamo qualificati al mondiale. Qui è stato il posto in cui di notte venivo a registrare quando Ronaldo se ne voleva andare, venivo a sfogarmi insieme a voi, che non potevo accettare che uno come Ronaldo lasciasse la Juventus in difficoltà a pochissimi giorni dall'inizio della stagione. Cioè, qua ne sono successe di cose. L'arrivo di Vlahovic a gennaio, l'infortunio di Chiesa, il rientro di Chiesa. Sono successe tante. Ne sono successe tante lato calcio, ma ne sono successe tante anche lato Luca, perché qui, come vi dicevo, sono entrato da lavoratore dipendente, qui mi sono ritrovato libero professionista, qui ho compiuto 30 anni di vita, qui sono andato a convivere per la prima volta, qui ho preso il mio primo animale, indipendente mio, proprio personale, non l'animale di famiglia con i genitori, la sorella, che è Ragù, che intanto si vede ancora che gira per gli sfondi. Poi quando il 1° di giugno purtroppo è venuto a mancare Axel, il cane che avevo in famiglia con i miei genitori, ho sentito un vuoto dentro che ha portato quest'altra puzzolente di Nala, che è qua che si mangia i suoi giochi. Quindi questo posto mi ricorda tante cose, tante cose, tanti passi che sembrano piccoli ma che nella crescita sono molto grandi, perché sono tutti traguardi importanti, come dicevamo prima anche banalmente, 200.000 iscritti su YouTube. Non arriverà il 10° anno, perché il 14 di maggio del 2024, quindi tra 6 mesi, festeggeremo i 10 anni del canale YouTube. E lo faremo nel nuovo studio, chissà, magari ci sarà una partita della Juve da guardare tutti insieme. So che è un video che a tanti non interesserà, non andrà ad importare, chi se ne frega, va benissimo così, ma in una giornata anche abbastanza morbida lato Juve, poi ne parleremo oggi pomeriggio in live, ci sarà la possibilità di discuterne. Sentivo il bisogno di aprire un pochettino la mia persona nei vostri confronti per ringraziarvi, perché se tutto questo è possibile è perché dall'altra parte ci sono delle persone che sono interessate comunque a quello che dico, quello che faccio, quello che penso. Perché tante volte, sapete qual è il commento più bello da ricevere? Non sono d'accordo con quello che hai detto, ma è stata una riflessione interessante. Perché
ormai purtroppo il modo in cui si parla di calcio nella stragrande maggioranza, non voglio andare a generalizzare, però nella stragrande maggioranza è: hai detto una cosa che mi piace, bene, sei bravo, hai detto una cosa che non mi piace, non capisci niente. Invece io sono fiero di voi ragazzi, perché c'è questo dialogo sempre disposto alla crescita, alla costruzione, alla comunicazione, alla voglia di confrontarsi, perché poi alla fine questo è intrattenimento, parliamoci chiaro. Cioè io non faccio nient'altro che intrattenimento, poi finalizzato una determinata nicchia. Però se qualcuno viene qui ad ascoltare, non sarà che uno viene qui ad ascoltare perché pensa che io abbia sempre ragione, sarebbe una follia. Uno viene qui ad ascoltare perché magari si sente a suo agio, riesco a fare compagnia magari in determinati momenti della giornata, come io stesso faccio con altri youtuber, magari anche di altre nicchie, ne ho già parlato tante volte. Quindi sono, secondo me, cose molto belle e cose che entrano nella quotidianità delle persone, e sono contento di poter anche condividere con voi questi momenti qua, perché sono momenti comunque importanti, secondo me, che vanno condivisi. Ci sarà un ultimo momento per lo studio, un'ultima festa per lo studio, perché prima di venire qui con Kino, Lello ed Avom abbiamo fatto una diretta su Twitch nella casa dei miei genitori, che è stata l'ultima diretta lì in assoluto per poi venire qui, e quindi mercoledì ho riproposto la stessa diretta con Kino, Lello, Davom e questa volta anche Fra, maschera. Ora Davom è in dubbio, ma ha detto che proverà. Quindi oggi pomeriggio ci vediamo su YouTube per la live di YouTube. Domani invece ci vediamo su Twitch per la live finale dello studio, che verrà ricaricata su YouTube giovedì, per un motivo. Giovedì non avrò possibilità di mettermi a lavorare a nulla, letteralmente a niente, e quindi dovrò per forza di cose ricaricarvi quel contenuto, quindi avremo a disposizione anche il contenuto finale per YouTube, di grande festa, di grande saluto a questo studio. Poi da venerdì dovremo essere già nella nuova postazione, che ci vorrà un po' di tempo ad avere in maniera definitiva, ma dovrebbe già esserci poi sabato la conferenza stampa di vigilia di Juventus-Inter, quindi insomma tra venerdì e sabato iniziamo a vedere per le prime volte la nuova disposizione, che io ce l'ho un pochino in mente, non ancora definitiva, però qualcosina ce l'ho, devo limare gli ultimi dettagli. E quindi io vi ringrazio se siete arrivati fino a qua, perché non eravate tenuti ad ascoltare quasi 13 minuti di chiacchiera di quello che mi succede nella vita, però secondo me è bello quando poi il creator si apre con il pubblico e dice determinate cose, spiega determinate dinamiche. Vi posso assicurare che negli ultimi mesi sono stato particolarmente stressato, e per mille ragioni, per mille milioni di ragioni. Però sono belli anche questi momenti per dire: io ricordo con affetto quando stavo venendo in questa casa, che era ancora vuota, e si parlava del discorso legato al cambio in panchina della Juventus. Quindi venivo qua, facevo i video appoggiato magari perché dovevo lavorare e poi dovevo venire a monitorare, quindi facevo il video appoggiato per terra con tutto lo sfondo vuoto che rimbombava. Sono cose che poi ti rimangono anche legate a YouTube, e se andate a vedere i video di 2 anni e mezzo fa, perché io sono entrato il 1 luglio qui dentro, vedrete che ci sono stati dei video anche durante il trasloco un po' così, un po' particolari, ma bisognava ritagliarsi il tempo. Ora di tempo ne ho di più a disposizione, però questa volta la casa non è una casa d'affitto in cui posso venire soltanto a mettere le cose quando mi servono, è una casa che richiede anche del tempo, bisogna dedicare anche del tempo per supervisionare tutto quello che rimane da fare. Quindi niente, era soltanto per aprirmi un pochettino, perché poi io sono una persona molto emotiva, queste cose le faccio trasparire, è inutile, e poi dall'altra parte perché mi sembrava giusto una spiegazione nei vostri confronti e per celebrare questo posto che comunque negli ultimi anni avete visto tante volte, e quindi non è ancora il saluto definitivo, però quasi, diciamo che ci sono gli ultimi contenuti a disposizione. Grazie, queste 4 mura senza titoli, da 0 titoli, con l'augurio che la nuova casa invece possa regalarci tante gioie, tante emozioni e tanti trofei in bianco e nero. Ciao ragazzi.